Il Teramo stecca parzialmente l'appuntamento con quello che poteva essere un salto ulteriore verso la salvezza. Al Valentino Mazzola finisce 2-2 contro una formazione che era reduce da una scoppola sonora contro il Sud Tirol. Ma che non sarà lo stesso Teramo della settimana scorsa lo si capirà subito, nonostante proprio Tulli in apertura cerchi di trovare lo specchio della porta con la conclusione deviata al nono. Il Diavolo rischia seriamente al 21esimo la punizione di Dallabona, pesca in area Sirignano, che rimette al centro, ma è provvidenziale Caidi ad anticipare Piccioni già in posizione di sparo. La reazione biancorossa è fiacca e sbilenca, come il tiro che scocca Varas intorno alla mezz'ora dopo un'azione confusa al limite dell'area di rigore romagnola. Il più pericoloso nel Teramo è sempre Ilari, assistito dalla sponda di Foggia, il destro però si perde sul fondo. Al 38esimo il Sant'Arcangelo passa, la pressione di Gaiola su Caidi è vincente, Bussaglia si invola verso l'area, ma quando cambia direzione Speranza e lo stesso Caidi lo chiudono in maniera fallosa. Dal dischetto Piccioni spiazza calore e porta in vantaggio i suoi. Teramo colpito a freddo, ma che in un finale di tempo ricco di emozioni riesce a ristabilire la parità. Al 44esimo Obeng chiude male sul servizio da destra di De Grazia, Caidi con l'esterno rifinisce per Foggia che si gira e tira, ma trova la risposta di Bastianoni. La respinta corta vede Ilari avventarsi sulla sfera per il tap-in che vale l'1-1 per la formazione di Asta. Trovato il pareggio a ridosso dell'intervallo, il Diavolo potrebbe gestire fino al duplice fischio, invece ha il demerito di tornare subito sotto al 46esimo. La sponda di Gaiola in area di rigore crea una mischia davanti alla porta biancorossa, la difesa non libera dovere perché lo fa sui piedi di Dallabona che scarica una sventola terrificante che buca la retroguardia teramana e consegna il 2-1 al Sant'Arcangelo che va dunque al riposo in vantaggio. Diavolo un po' più intraprendente nel secondo tempo, il diagonale di Ilari, sempre lui e sempre assistito da Foggia, trova i guanti protesi di Bastianoni. Asta inserisce Barvuti per Amadio al 55esimo ed è proprio la punta, imbeccato da Varas, a girare centralmente di testa tra le braccia del portiere romagnolo. L'ingresso di Fratangelo rende il Teramo ancor più a trazione anteriore e il pareggio si materializza a 8 dal termine. Il rilancio di Speranza trova la spizzata di Barvuti, Dallabona tocca ma serve proprio Fratangelo, che non ci pensa su e batte Bastianoni per il gol che vale il 2-2 finale. Con questo risultato il Teramo sale a quota 11 punti in classifica, ma fa un passo indietro, che ne dica Asta, fine gara sul piano del gioco e del risultato. E domenica altra trasferta e altro scontro diretto a Bergamo contro l'Albino Leffe.